terza piattaforma, anche questa molto molto interessante, è YouTube. YouTube è il social, come l'hanno definito alcuni, è il social che non muore mai, è sempre in auge. Facebook e Instagram hanno comunque vissuto dei momenti, no? C'è stato Facebook nel momento in cui è stato introdotto Instagram, che si pensava che Facebook morisse, quando è stato introdotto TikTok, si pensava che Instagram venisse schiacciato, YouTube invece è sempre lì, non lo ferma nessuno. Perché YouTube non lo ferma nessuno? Perché YouTube, è molto verticalizzato sui video, quindi non punta come Facebook, Instagram a creare contenuti di varia natura, come possono essere brevi video, video brevi lunghi, medio lunghi o contenuti testuali, contenuti fotografici, ma è specializzato sui video. E questo è un grande, può essere una cosa meravigliosa per alcuni, mentre può essere davvero un'arma a doppio taglio per altri. Perché? Perché sebbene YouTube sia un social che funziona davvero tantissimo per farvi trovare da nuovi utenti e soprattutto per farvi trovare da nuovi utenti in maniera organica, se adottate una strategia ben studiata su parole chiave che vi permettono appunto di raggiungere più persone, dall'altro lato invece sappiate che dovete avere a che fare con i video e questo purtroppo è uno dei grandi problemi di qualsiasi professionista, magari della maggior parte dei professionisti, perché poi c'è invece chi riesce facilmente a districarsi con questo contenuto. A proposito di questo, proprio oggi alle 18 è uscito un video sul canale di YouTube di Business in Cloud in cui Carlo Calmia ci parla proprio di come superare gli ostacoli nell'imparare a parlare in video. Ecco, lui può essere molto motivante per voi, anche perché ha creato un business molto interessante proprio iniziando a pubblicare video istruttivi nel suo settore, che vedrete molto molto specifico, e distribuendoli sui canali social, tra cui anche YouTube. Quindi assolutamente è un mezzo da non sottovalutare. Su YouTube è interessante perché possiamo strutturare una comunicazione basata su problemi verticali dell'utente e quindi andrà a cercare questo problema e lo troverà all'interno proprio dei vostri video. Ovviamente devono essere argomenti che voi potete appunto spiegare all'interno di un video. Per esempio, se siete un grafico e dovete semplicemente mostrare i propri lavori, probabilmente non è un canale adatto all'inizio semplicemente per mostrare i vostri lavori, però dall'altro lato potrebbe essere interessante per creare dei video tutorial che spieghino alle persone come fare una determinata cosa. Quindi ecco, su YouTube c'è anche tutto il mondo dei tutorial, tutto il mondo del fitness, degli esercizi, sono tutte categorie molto molto utilizzate, per non parlare del beauty o comunque di altre tantissime altre categorie anche molto più specifiche, magari qualcuno vi potrà far anche ridere. Contenuti relativi al fai da te, ho visto canali di meccanici che spiegavano come creare bulloni, non so, particolari, eccetera, cioè veramente ci sono video molto molto specifici che per settori molto verticali vi permettono di crescere in maniera molto molto rapida. Video di giardinaggio, c'è davvero di tutto, quindi vedetelo proprio come un contenitore interessantissimo e cercate di capire se per voi ci sono opportunità. Poi possiamo strutturare la nostra comunicazione per parole chiave, quindi farci trovare dai nostri utenti, e poi è un canale che dovete sostanzialmente utilizzare se sapete un minimo parlare in pubblico o comunque se volete avvicinarvi a questo mondo del parlare in video, del public speaking. Questo perché ve lo dico, dovete comunque avere una certa propensione, quantomeno mentale, verso questo mondo, perché sarà una skill che prima o poi dovrete imparare per essere su questa piattaforma. Ovvio, i primi video, lo dico proprio così, platealmente, faranno schifo e potete andarlo a vedere sui canali di tutti i professionisti che hanno avuto successo in quest'ambito. Pensate solo a Marco Montemagno, a Luca Mazzucchelli. Vi do un piccolo tip, un piccolo segreto, vi svelo. Sui canali YouTube, andando nella sezione video, scegliete un professionista a vostro piacimento, anche di successo, anzi, soprattutto quelli maggiormente di successo, e ordinate i video in ordine temporale, dal più vecchio al più recente. In questo modo vi usciranno prima tutti i video che hanno pubblicato diverso tempo fa. E in questo modo vedrete proprio appunto che cosa dicevano all'inizio, come facevano i video all'inizio, e vi renderete conto che davvero potete iniziare anche oggi col vostro cellulare. Quindi non deve essere l'attrezzatura a fermarvi, piuttosto ciò che vi può fermare è proprio la coerenza del contenuto con la piattaforma.